Buongiorno a tutti! È una giornata dedicata all'innovazione e al digitale. Allora, oggi qui che cosa abbiamo? Cosa vedete qua? Vedete un tavolo con un po' di tecnologia. Allora, oggi insieme a loro sperimenteremo alcune di queste cose, perché abbiamo parlato di clienti che vogliono prodotti personalizzati. Abbiamo parlato prima di robot, giusto? Di intelligenza artificiale, di quanto questo influenza le aziende, noi, scenari che piacciono più o meno, però questo è il futuro. Isabella Chiodi, Vice President European Union Affairs di IBM. Allora, io volevo capire, innanzitutto, partiamo da Isabella Chiodi, noi ci diamo tutti del tu se non vi dispiace, anche perché è la verità, no? A volte sul palco si fa finta di darsi del lei, poi nella vita, allora, diamoci del tu, tanto ce lo diamo, ci siamo incontrati tante volte, anche noi, eccetera. Allora, qual è il fattore abilitante, no, della tecnologia rispetto ai new business? Per chi lavora e chi ha un punto di vista così, come dire, oltre che autorevole, storico, cioè ovvero quello di chi guida una branca importante di IBM. Digitalizzazione dei processi oggi è al centro di tutto, perché alla fine se uno riceve il PDF e poi lo stampa e lo rimanda, la pubblica amministrazione peraltro è quasi tutta ancora così, speriamo che cambierà presto anche con l'arrivo del nuovo commissario, ma dal punto di vista dei professionisti, no, come devono trasformare i loro processi, come devono migliorare, come possono sfruttare il digitale davvero. A 7 giorni valuta già oggi. Posso fare una domanda? Hai intenzione di candidarti a qualcosa? No, perché... no, no, io sono figlio di un commercialista, io sono solo figlio di un commercialista. Isabella Chiodi, grazie, grazie da morire, grazie. Giovanni Amodeo. Grazie Giovanni, grazie Andrea Cortellazzo e Roberto Santolamazza, grazie a tutti, grazie, grazie davvero. Bella cosa, bella. Come va qua? Come va? Fate vedere a che punto è. Stiamo stampando? Sì, sì, sì. Stampa? Sta andando a capire che cosa vogliono i vostri nuovi clienti e diventando dei super commercialisti, come diceva Pistono, potete comprarvi delle auto personalizzate. Esatto. Perfetto, assolutamente. Questo è il piano. Sì. Posso invece farti una domanda personale? Certo. Tu sei un avvocato. Sì. E facevi il professionista. Assolutamente. Ma cosa ti ha spinto da fare l'avvocato a costruire telai su misura di automobili così avanzate? Allora, dopo che abbiamo parlato io e te all'inizio, abbiamo detto, ma quanti sono d'accordo? Quanti non sono d'accordo? E un po' di mani sono salite. Vorrei rifarvi questa domanda per vedere se magari qualcuno in più ne abbiamo convinto. Quanti non sono d'accordo che tutto questo si verificherà? Nemmeno una? Nessuna? Ha funzionato, dai. Forse qui però perché li abbiamo messi un po' sul... No, un po' ha funzionato, dai. Allora adesso ci viene voglia di andare a vedere cosa è successo qua. È l'ultima volta che passiamo perché finalmente... È lui. Telecamera. Aspetta che mi metto qua. Questo è il prototipo che abbiamo sviluppato con un papà e una mamma, tra l'altro. Perché... Un applauso gli facciamo? Grazie. Siccome prima si diceva che una delle competenze che rimarranno agli umani, ai professionisti, eccetera, è la negoziazione. Anni, 25 anni. Che ce ne siano altri 25. Bene, 50. Altri 25 per l'associazione. Abbiamo fatto la foto? Ottimo, via con la super foto. Allora, ci siamo. Quindi, innanzitutto, ringrazio gli sponsor per tutto quello che insomma ci hanno permesso, che troveremo adesso, che sono Banca Popolare Volksbank e il Sole 24 Ore Business School. Ma soprattutto, tra poco, appunto, pomeriggio, prima di chiudere, ricordiamoci 4 workshop molto interessanti. Ci sarà il taglio della torta dopo pranzo. E ora... Dopo tutto questo digitale, un buon pranzo analogico.